Ciao amici e benvenuti in questo mio nuovo video. Come avrete potuto vedere dal titolo, oggi andiamo a imparare il ritmo di Begin. Era da tanto tempo che non imparavamo un ritmo nuovo, dal momento che avevamo imparato i ritmi più importanti, quindi il ritmo di valzer, di tango e di polka. Molti altri ritmi c'è da dire che si assomigliano, come ad esempio il paso doble può essere visto come una polka leggermente più veloce, o anche il fox è molto simile a una polka, la mazurka è molto simile al valzer. Nel caso della Begin, ritmo vorrei dire molto importante perché utilizzato su canzoni famose come O Sole Mio, come Rose Rosse e avanti così, ce ne sono davvero parecchie nel panorama del liscio. E andiamo a studiare la Begin, che è un ritmo di 4 quarti, quindi esattamente come il tango è un 4 quarti. Anche la Begin è esattamente 4 quarti, solo che è più difficile da fare del tango perché nel caso del tango dobbiamo solo battere 4 volte per battuta il basso e l'accordo, quindi come sappiamo poi c'è la variante dove dopo il quarto battito abbiamo un piccolo battito con l'alternato per dare il senso di tango, quindi 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1. Abbiamo questo andamento di tango. Invece, nel caso della Begin, andiamo proprio a fare una cosa più complessa. Quindi, dobbiamo sfruttare il basso e l'accordo in una maniera differente. Oggi andiamo a vederlo nel dettaglio, quindi vi farò vedere come sempre la fisarmonica da vicino. Avremo quindi la pulsantiera della mano sinistra, dove vi faccio questi piccoli tre step da utilizzare, da sfruttare per poter imparare bene questo ritmo. Dopo aver visto la pulsantiera alla mano sinistra, andremo invece a vedere pian pianino come metterla assieme con una facile melodia della destra. Quindi, oltre a imparare il ritmo in sé con la sinistra, dobbiamo anche cominciare a sincronizzare la mano destra con la sinistra in modo da non sbagliarci, da sincronizzarle bene, da non schiacciare un tasto magari a destra mentre si schiaccia anche il tasto a sinistra. Vedrete che non è un ritmo facile da imparare. Andiamo adesso intanto a vedere quindi la parte della mano sinistra. Eccoci qui allora con la nostra mano sinistra. Per questo esempio andiamo ad utilizzare il Do maggiore, poiché sappiamo bene che una volta imparato sulla tonalità di Do maggiore basta spostarci e la Begin la possiamo fare come il valzer e la polka in qualsiasi tonalità. Quindi andiamo a vedere la Begin in Do maggiore. Il primo step da seguire per poter fare la Begin è contare fino a 4. Ogni numero che andiamo a contare andremo a fare basso accordo, quindi in questa maniera qui facciamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Continuiamo così a fare basso accordo, contando 1, 2, 3, 4. Perché dobbiamo contare? Perché, vabbè, in primis è un aiuto all'inizio per capire un po' l'andamento del ritmo, quindi sempre contare a voce alta è sempre un bene. Il secondo motivo per cui andiamo a contare è perché il secondo step da seguire è proprio quello di non fare il basso del numero 2. Quindi quando andiamo a contare 1, 2, 3, 4, quando arriviamo al 2, sul numero 2 non dobbiamo fare il basso. Quindi in questa maniera qui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Attenzione che ho detto che non bisogna fare il basso. Quindi l'accordo lo dobbiamo fare, come vedete io sto facendo solo l'accordo sul numero 2, sto solo omettendo il basso. Beh, rivediamolo lentamente. 1, 2, 3, 4. Se volete, anzi ve lo consiglio, all'inizio se vi viene difficile omettere il basso sul 2, andate lo stesso con l'anulare a provare a cercare il basso, quindi invece che schiacciarlo lo toccate solamente senza schiacciarlo. Quindi fate lo stesso il movimento anche sul 2. 1, 2,
come vedete, l'anulare, con l'anulare ho toccato il basso di Do, però senza suonarlo. Quindi in questa maniera riuscirete con le dita comunque a fare come se lo suonaste, ma facendo a meno di suonarlo potrete avvicinarvi al ritmo di Begin che state quasi imparando. Manca solo lo step numero 3. Quindi rivediamo lo step 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bene. Una volta arrivati a questo step, passiamo all'ultimo step. L'ultimo step prevede di allungare l'accordo del numero 1. Quindi quando contate il numero 1, fate il basso normalmente e l'accordo va tenuto più lungo in questa maniera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quanto si tiene lungo questo accordo? Ecco, mentre lo tenete giù, quindi 1, 2, bisogna già co cominciare a contare il 2. Ricordatevi sempre di contare insomma, uniformemente, quindi senza quindi sempre con un certo tempo, no? E se volete potete aiutarvi anche col metronomo, però il metronomo non lo consiglierei in questa fase, sinceramente. Quindi rivediamo lo step numero 3, quindi l'ultimo step. Dobbiamo tenere giù l'accordo del numero 1, quindi di quando si conta 1. Si tiene giù l'accordo e si comincia a contare anche 2 mentre l'accordo è giù. E, quindi l'accordo va tenuto finché non si fa anche l'accordo del 2. Così 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Adesso andiamo a completare il ritmo di Begin facendo il basso alternato sul numero 4. Quindi una volta arrivati allo step 3 ci basta solo mettere il basso alternato per completare questo ritmo di Begin. Il basso alternato l'abbiamo visto molte volte anche nel mio corso, nei miei corsi, ho anche un video qui sul canale che spiega il basso alternato e non si fa altro che utilizzare l'indice per schiacciare il tasto di Sol invece che quello di Do. Quindi andiamo a fare 1, 2, 3 e sul 4 andiamo a beccare il Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ecco, allora in questa maniera avremo finito il ritmo di Begin. Quindi mi raccomando che lo step 3 è il più difficile, quindi lo step 2 è quello di omettere il basso, è abbastanza difficile, però lo step 3 è ancora più difficile perché bisogna tenere giù. E poi, per quanto riguarda lo step 3, si può fare magari anche a meno di allungare così tanto il basso. Viene lo stesso una bella begin anche col basso corto, quindi così. Ecco, magari può venire un po', dopo un po' di esperienza, può venire anche l'accordo lungo sul numero 1 che lo rende un po' più bello, quindi così. Ecco, quindi mi raccomando soprattutto lo step 1 e lo step 2, anche il basso alternato sul numero 4 ci vuole. Perché insomma rende la begin sicuramente più completa. A questo punto abbiamo imparato come fare il ritmo di begin con qualche step appunto da sperimentare. Adesso andiamo a vedere anche come mettere assieme la mano sinistra con la mano destra. Quindi ci sarà una semplice esercitazione dove andremo a vedere le note dal Do al Sol, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, molto semplice a destra. La destra è semplice proprio per
facilitare l'apprendimento e la sincronizzazione della mano destra con la mano sinistra, dal momento che a sinistra avremo questo difficile ritmo. Andiamo a vedere quindi, le mani unite, la destra con la sinistra. Ecco, allora era davvero tutto anche per questo ritmo di begin. Mi auguro che i miei esempi vi siano molto utili e come sempre ci vedremo al prossimo appuntamento con il mio prossimo video qui sul canale. Vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video.